Continuando nell'analisi del contratto di assicurazione, giova soffermarsi su alcuni elementi particolari che abbiamo già accennato nel presente video, avendo ad oggetto i requisiti del contratto di assicurazione e poi in seconda battuta i presupposti per l'esercizio dell'attività, ed è il modello unitario, oppure non, del 1882. Noi abbiamo visto che il 1882, se si legge in un'ottica dualista, dunque di due modelli, in relazione al rischio, abbiamo l'assicurazione contro i danni e l'assicurazione sulla vita. La prima corrispondente a una logica indennitaria, la seconda corrispondente a una logica previdenziale. Prima però di comprendere e di analizzare un po' questi due modelli e anche le teorie alternative, bisogna comprendere ma tutto ciò che stipula un'impresa assicuratrice è un contratto di assicurazione? Perché per l'opinione diffusa, diciamo così, non tutto ciò che il legislatore, soprattutto nel codice delle assicurazioni, permette, non tutti i contratti che permette all'impresa assicuratrice di stipulare, rientrano nel contratto di assicurazione. Non sono tutti contratti di assicurazione in senso stretto. Il legislatore ha voluto e ha dato la possibilità che rientrano nell'oggetto sociale alcuni contratti che le imprese assicuratrici possono stipulare, ma non è detto che questi siano dei contratti di assicurazione in senso stretto perché non hanno le caratteristiche essenziali del contratto di assicurazione. Ad esempio, quando un'impresa assicuratrice gestisce fondi pensione, questo non è un contratto di assicurazione in senso stretto. Così l'assicurazione che abbiamo già accennato prima, fideiussoria, è un contratto autonomo di garanzia, ovvero una sorta di fideiussione accompagnata dalla clausola solvere repete, cioè pagamento a prima richiesta e senza eccezione, ma di cui segue la disciplina. L'assicurazione fideiussoria non è un contratto di assicurazione in senso stretto, pur accollandosi l'assicuratore il rischio dell'insolvenza del debitore. Così come non è un'assicurazione in senso stretto anche quando l'impresa assicuratrice emette prodotti finanziari, perché può fare anche questo. E infatti la disciplina è del TUF, del testo unico finanza. E dunque queste sono attività che possono rientrare nell'oggetto sociale dell'assicurazione, ma che non sono contratti assicurativi in senso stretto. I contratti assicurativi in senso stretto sono l'assicurazione contro i danni, l'assicurazione sulla vita. Vi sono poi delle figure che hanno dato luogo a discussioni se rientrino nel vero e proprio contratto di assicurazione in senso stretto. Ad esempio l'assicurazione di assistenza. Probabilmente per l'opzione preferibile non dovrebbe rientrare nel concetto di assicurazione in senso stretto. Perché? Essa è disciplinata dall'articolo 175 del codice delle assicurazioni, che afferma: l'assicurazione di assistenza è il contratto con il quale l'impresa di assicurazione, verso il pagamento di un premio, si impegna a fornire all'assicurato una prestazione di immediato aiuto entro i limiti convenuti del contratto, nel caso in cui l'assicurato stesso si trovi in una situazione di difficoltà al seguito del verificarsi di un evento fortuito. L'aiuto può essere in denaro o in natura e le prestazioni in natura possono essere anche fornite utilizzando personale e attrezzature di terzi. Ebbene, qui non sembrano esserci totalmente i requisiti del contratto di assicurazione in senso stretto. Innanzitutto, qui non basta che l'impresa assicurativa abbia la caratteristica di poter coprire i costi, diciamo così, di un eventuale indennizzo o di eventuale rendito capitale. Qui serve un'organizzazione che sia consona a questo aiuto in natura anche che l'impresa deve dare. E qui non sembra esserci un vero e proprio evento dannoso, un sinistro, ma neanche, come dice il 1882, un evento attinente alla vita umana. È uno stato di bisogno da parte del soggetto. Ecco perché forse l'assicurazione di assistenza non si può introdurre all'interno del vero e proprio contratto di assicurazione in senso stretto. Ecco, un'altra ipotesi sostanzialmente discussa è quella dell'assicurazione sugli infortuni, sulla salute, che vedremo ha elementi di entrambe le forme di assicurazione. E proprio l'assicurazione sulla vita, sugli infortuni, e non sulla vita, scusate, sulla salute, dunque sugli infortuni, sulle malattie, aveva portato alcuni a sostenere che in realtà il 1882 non prevede semplicemente due forme di assicurazione, irriducibili a unitarietà.
quella contro i danni con funzione e che si è ispirata a una logica indennitaria, perché deriva da un danno giuridico, si produce direttamente un danno giuridico e da cui scatta un indennizzo che è sempre parametrato a un danno giuridico, e l'assicurazione invece sulla vita, che non ha un danno giuridico diretto, poi vedremo se si può comunque realizzare, ma si basa in realtà su un'esigenza previdenziale di bisogno del soggetto, abbiamo l'assicurazione, e diciamo così, secondo questa tesi, ci avrebbe un terzo modello in pratica, o meglio tanti modelli, come ad esempio l'assicurazione sulla salute. In realtà l'assicurazione sulla salute non è un tertium genus, in realtà si può tranquillamente ricondurre alle ipotesi previste dal 1882, o meglio prende da entrambe. Perché? Perché al pari dell'assicurazione sostanzialmente sui danni, contro i danni, prevede un danno giuridico immediato, diretto, nel caso di specie il sinistro, qui un danno, o meglio provocato dal sinistro, qui il danno è l'infortunio, è la malattia, un danno giuridico diretto. Però non c'è un indennizzo parametrato a questo danno che andrà valutato in base al danno, ma è forfettariamente previsto al momento della stipula del contratto, un po' come avviene nell'assicurazione sulla vita, dove però l'assicurazione sulla vita è giustificato dalla funzione previdenziale di bisogno e dunque non c'è un vero e proprio danno diretto. La morte forse, ma comunque la morte, la longevità, la nascita, che sono tutti elementi che possono dar luogo al contratto di assicurazione sulla vita, non producono dei danni diretti al patrimonio. Se non c'è un danno diretto, non c'è una logica indennitaria, ma c'è infatti una logica previdenziale. E allora sì che lì giustifica una rendita o un capitale fissi, ma se qui si produce nell'assicurazione sulla salute, e dunque un infortunio, una malattia, e dunque un danno diretto, perché non parametrare l'indennizzo rispetto a quel danno, ma fissarlo forfettariamente fin dall'inizio al momento del contratto, come se fosse una rendita, un capitale. E dunque vediamo che elementi di entrambi. Ma com'è? Come va considerata? Ebbene, secondo una tesi non ci sarebbe problema a considerarla come un'assicurazione sulla vita e dunque avendo una logica previdenziale. Perché? Perché se noi guardiamo l'articolo 38 della Costituzione, che adesso andiamo a prendere, diciamo così, permette di estendere la logica indennitaria, la logica previdenziale, anche agli infortuni. Leggiamo: i lavoratori hanno diritto che siano preveduti e assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia, disoccupazione volontaria. Dunque la previdenza comprende anche la malattia, anche l'invalidità, anche l'infortunio, che possono dar luogo a previdenza, che dunque producono un danno diretto, chiaramente, giuridico, immediato, ma che possono anche essere oggetto di previdenza, di bisogno, al pari della disoccupazione involontaria. Questo è molto importante, ed ecco che dunque anche un'invalidità permanente, parziale o totale, o temporanea, parziale o totale, dunque un danno diretto, può avere una logica previdenziale, che è l'oggetto dell'assicurazione sostanzialmente sugli infortuni. E questo non è privo di risvolti applicativi, perché se io dico che l'assicurazione sulla vita, dunque sugli infortuni, che è oggetto e che può dar luogo a un evento effettivamente dannoso, dunque un danno giuridicamente diretto, che consiste nell'invalidità totale o parziale permanente, o totale o parziale temporanea, può avere una logica previdenziale. Ed ecco spiegata la determinazione forfettaria dell'obbligazione che scatterà al momento dell'evento in capo all'assicuratore e non parametrata al danno, significa che al pari dell'assicurazione sulla vita sfugge la logica indennitaria. Vuol dire che in teoria nel contratto può esserci pure una sproporzione tra la prestazione forfettaria che in caso di evento, di malattia o di infortunio, deve dare l'assicuratore all'assicurato rispetto sostanzialmente al valore del bene assicurato o comunque rispetto al danno, si potrebbe pensare. Però l'orientamento della giurisprudenza invece dice no, non facciamo sfuggire questa assicurazione alla logica indennitaria, ma applichiamogli comunque il 1910, che afferma, questo è molto importante, ovvero che le somme complessivamente riscosse non devono superare l'ammontare del danno. Questo è molto importante. Dunque deve esserci sempre
una proporzione tra danno e somme corrisposte. Questo in fin dei conti conviene e deriva e va applicato anche alle assicurazioni che hanno una logica previdenziale, perché a ben vedere, sia quando si subisce un danno giuridico diretto, assicurazione contro i danni, e anche sugli infortuni sotto questo aspetto e dunque sulla salute, sia quando non si subisca un danno giuridico diretto ma si risarcisca in un'ottica previdenziale attraverso una rendita, un capitale per una morte, per una longevità, per un nascita, dunque tutto ciò che può essere oggetto di assicurazione sulla vita, a ben vedere verrebbero frustrate sia le logiche indennitarie ma anche quelle previdenziali se il soggetto assicurato venisse posto in una situazione di vantaggio rispetto a quella se non ci fosse stato l'evento morte, l'evento nascita o tutto ciò che può dar luogo alla previdenza. Cioè, anche nell'assicurazione sulla vita e quando la logica è previdenziale, non bisogna dare di più al soggetto e dargli una posizione di vantaggio rispetto a quello che avrebbe ottenuto in assenza dell'evento dannoso che si verifica. E se no la funzione previdenziale, allora dov'è il bisogno? A quel punto anche la funzione previdenziale e non solo quella indennitaria verrebbe frustrata, ed ecco che sia quando c'è un indennizzo perché c'è un danno e dunque l'indennizzo non deve superare il danno, ma anche quando ci siano assicurazioni che agiscono in logica più previdenziale come l'assicurazione sulla vita, a cui probabilmente va ricondotta anche quella sulla salute, e ci deve essere comunque una proporzionalità, non bisogna arricchire ingiustificatamente. Allora se il contratto, seppur in maniera forfettaria, prevede un indennizzo assai superiore, diciamo così, è sproporzionato rispetto poi all'evento che si verifica e mette l'assicurato in una posizione di vantaggio, probabilmente si dovrebbe permettere al giudice di riequilibrare un rapporto, comunque bisognerebbe riequilibrare attraverso anche l'opera del giudice, perché noi sappiamo che quando c'è una sproporzione tra appunto l'indennizzo e il fatto, insomma, dunque una sproporzione del contratto di assicurazione e dunque per somma eccedente il valore reale, che cosa succede? Se, diciamo così, l'assicuratore è in buona fede, diciamo così, e c'è malafede, appunto, dell'assicurato, e dunque dolo, l'assicuratore ha diritto addirittura al pagamento dei premi per il periodo in cui l'assicurazione è in corso. Se non vi è stato dolo del contraente, dunque il valore, la somma, è assolutamente eccedente il valore reale, ma quel valore nominale è molto elevato, il contraente non lo sapeva, non era in malafede, non c'è dolo, dolo uguale artifizio e raggiro, dunque non ho truffato l'assicuratore, ma quel valore nominale assai maggiore rispetto al valore reale del bene che abbiamo pattuito per l'indennizzo, non ti ho truffato e dunque non lo sapevo, diciamo, neanch'io, il contratto può essere riequilibrato dal giudice. In pratica si adegua il valore nominale del contratto della cosa al valore sostanzialmente reale e il contraente ha diritto di ottenere sostanzialmente una proporzionale riduzione del premio. Dunque, se il contraente non ha truffato e il valore del bene rispetto all'indennizzo è sproporzionato, si adegua il valore nominale previsto del contratto al valore reale del bene con chiaramente contestuale riduzione del premio. Allora anche per le assicurazioni che hanno natura previdenziale, come quella, diciamo, sulla salute, dove si prevede in maniera forfettaria al momento della stipula del contratto l'indennizzo, se questo è totalmente sproporzionato, si dovrebbe proporzionare, perché anche ciò che aspira a una logica previdenziale, dunque a cui si applicano le norme dell'assicurazione sulla vita, viene frustrata la funzione previdenziale se io do un arricchimento. Se io metto il beneficiario in una posizione migliore rispetto a quella o l'evento negativo che dà luogo per l'indennizzo assicurativo non si verifica, che dà luogo alla rendita al capitale o l'indennizzo forfettario non si fosse mai verificato. Qualunque sia il modello assicurativo non ci si deve arricchire ingiustificatamente, se no per quella porzione in più di arricchimento il contratto è nullo, oppure sostanzialmente anche se non è nullo lo consideriamo una scommessa ai sensi del 1933 e non si può pretendere niente, oppure viene riequilibrato, comunque qualunque sia il tipo di assicurazione, ed ecco che allora, diciamo così, questo giustifica il fatto e un po' permette di capire perché anche sull'assicurazione, diciamo sulla salute, si preveda un indennizzo forfettario al momento della stipula, ma comunque si possa considerare, nonostante questo, previdenziale, se applichiamo l'orientamento giurisprudenziale che comunque permette di adeguare l'indennizzo effettivamente
al danno subito, perché in questo caso effettivamente essendoci una commistione con l'assicurazione sui danni, una malattia, un infortunio, un'invalidità è comunque un danno giuridico immediato. Ora, proprio l'assicurazione sulla vita aveva portato, infatti, come abbiamo visto, il sistema era sempre stato considerato dualista e riducibile a unitarietà, questo del 1882, che prevede dunque due forme di assicurazione, assicurazione contro i danni, assicurazione sulla vita, diciamo così, fino a, compreso nel periodo degli compreso l'abrogazione del codice di commercio, fino all'entrata in vigore del nuovo codice. E proprio dal 1960, dagli anni 60, quando sono iniziate le assicurazioni sugli infortuni, che non capendosi bene dove si collocava questo tipo di assicurazione, si è iniziato a dire: ma siamo sicuri che siamo davanti a un sistema dualista? E da lì si è iniziato a dire: no, abbiamo addirittura, si diceva, come già accennato nel precedente video, un unico sistema. Tutto va ricondotto ad assicurazioni di logica indennitaria, perché anche l'assicurazione sulla vita, sostanzialmente, in fin dei conti cos'è? A natura previdenziale sì, ma in realtà indennitaria, perché anche lì la morte che cosa genera? Un danno, una diminuzione patrimoniale economicamente valutabile, e dunque anche quella in un certo senso ha funzione indennitaria, lo abbiamo accennato nel precedente video. Un unico sistema, tutto aderente alla logica indennitaria, addirittura si diceva al contrario, un unico sistema, tutto aderente alla logica previdenziale, perché anche quando subisci un danno giuridico immediato come un sinistro, alla fine è quello di colmare uno stato di bisogno, di venirti incontro, anche lì sarebbe una logica previdenziale. Tutto un unico sistema aderente a una logica previdenziale, senza differenziare. In realtà queste tesi non sembrano molto accoglibili, perché dire che l'assicurazione sulla vita abbia anche una logica indennitaria è fino a un certo punto, perché la morte può essere considerata un danno diretto, giuridico, ma noi sappiamo che assicurazione sulla vita, la longevità, la nascita possono essere oggetto di assicurazione vita. Come si fa a dire che questi eventi sono danni, che comportano una diminuzione patrimoniale e dunque un indennizzo? È più difficile. Dunque effettivamente bisogna separare i due sistemi e dire uno è indennitario e uno è previdenziale, e poi al loro interno si possono collocare alcune figure ibride come l'assicurazione sulla salute, che può rientrare in entrambi e in un certo senso a funzione previdenziale, perché poi il problema abbiamo visto della determinazione forfettaria dell'indennizzo che sfugge alla logica indennitaria lo posso risolvere applicandogli comunque, diciamo così, le norme che prevedono un riequilibrio dell'indennizzo al valore del danno, perché qui un danno c'è, mentre invece gli altri tipi che abbiamo analizzato, assicurazione fideiussoria, gestione di fondi pensione, la stessa assicurazione di assistenza, non sembrano essere contratti di assicurazione in senso stretto, rientrano nell'oggetto sociale della possibilità di assicurazione. Assicurazione di assistenza magari è un contratto aleatorio commissionato per alcuni, per come viene fatto, a un appalto di servizi, ma comunque non è un'assicurazione in senso stretto. E allora si deve sicuramente negare la tesi che afferma che il 1882 dà due tipi di assicurazione corrispondenti a una logica previdenziale e un'assistenziale più tanti sottotipi. No, questi non sono, che abbiamo detto, non sono proprio contratti di assicurazione in senso stretto, rientrano nell'oggetto sociale, nei poteri di un'impresa assicuratrice che può fare tante cose, ma non sono contratti di assicurazione in senso stretto. E allora abbiamo due tipi, uno corrispondente a una logica, due schemi, uno corrispondente a una logica previdenziale, assicurazione sulla vita, uno corrispondente a una logica indennitaria, assicurazione sui danni, dove quella sulla responsabilità civile rientra sulla prima, quella addirittura sugli infortuni che abbiamo visto, elementi di una e dell'altra, forse più, diciamo, previdenziale che sui danni, ma se entrambi i componenti come abbiamo analizzato. E allora il problema è capire: è unitaria o c'è un duplice schema? Ecco, le tesi in un certo senso potrebbero essere abbracciate entrambe, però sicuramente va ripudiata la tesi in cui inserisce tantissimi schemi, perché molti contratti, come abbiamo detto, non sono assicurativi in senso stretto. Si ha una logica previdenziale e si ha una logica, diciamo così, indennitaria a secondo di uno dei due schemi previsti dal 1800, sostanzialmente 82. A mio parere lo schema è dualista, perché, diciamo così, il tentativo di farci entrare appunto altri schemi come l'assicurazione sugli infortuni si è visto, abbiamo visto, essere un buco nell'acqua, perché poi in fin dei conti riesce questa a penetrare o nella logica indennitaria o nella logica sostanzialmente previdenziale. Dire che tutto è indennitario è rischioso,
perché abbiamo visto non sempre l'assicurazione sulla vita produce un danno diretto e dunque una diminuzione patrimoniale, che dia luogo a un indennizzo. L'indennizzo è parametrato a un danno, che è parametrato a sua volta a una diminuzione patrimoniale, dunque a un danno giuridico diretto. Possiamo dire questo della morte. La morte forse un danno patrimoniale lo dà al beneficiario, ma non una nascita, non una longevità. Qui c'è una chiara funzione previdenziale e non si può dunque dire che il 1882 sia tutto in una logica indennitaria. Così al contrario, non si può dire che l'assicurazione sulla vita abbia anche l'assicurazione sui danni sia tutto previdenziale, perché quella produce un danno diretto, una diminuzione patrimoniale e dunque un indennizzo parametrato a un danno e dunque, diciamo così, un meccanismo, diciamo, che non sfugge alla logica indennitaria.